Questa mattina al Tribunale di Venezia si è svolto il processo per direttissima a carico di Andrea Penzo, conosciuto a Chioggia come lo Smilzo. In questi ultimi giorni è stato con frequenza agli onori delle cronache per vari reati commessi. Sembra che un testimone lo abbia anche riconosciuto come autore di uno scippo avvenuto domenica mattina. Ha violato la sorveglianza speciale, muovendosi indisturbato in giro per la città e turbando l'ordine pubblico con reati predatori. Ora, con questa motivazione, gli verranno conteggiate tutte le denunce a suo carico, tutti i reati e gli accumuli di pena e sarà costretto ad affrontare le sue responsabilità dal carcere. Processato per direttissima e portato direttamente dal Tribunale al carcere di Santa Maria Maggiore dal motoscafo dei Carabinieri. Non sappiamo ancora quanto tempo sarà costretto a rimanere in carcere, ma ora Chioggia non può che ringraziare il giudice Bertolo, firmatario della pena inflitta. Pronto? Come? E quando? Quando è successo? Ma state scherzando? E dov'è adesso? È molto grave. Questo è il primo step, praticamente chiamano l'anziano, gli dicono che il figlio o la figlia ha avuto l'incidente stradale e durante l'incidente, diciamo, con l'incidente è morto qualcuno. In questo caso, nel tentativo di truffa che c'è stato ieri ai danni, tentativo che per fortuna non è andato a buon fine, c'è stato appunto verso un anziano di Chioggia, questo ha risposto al telefono e una voce con l'accento un po' meridionale si è qualificato come polizia dicendo che il figlio aveva fatto un incidente e nell'incidente era morto un bambino di 3 anni. Fortunatamente questa persona non gli ha dato retta in pratica, però comunque si è agitato moltissimo, ovviamente. E se fosse cascato nell'inganno, come purtroppo è successo tante volte nel resto d'Italia, ma anche a Chioggia, ricordiamo 2 anni fa c'è stato lo stesso qualche tentativo, anche prima abbiamo avuto anche altri report. Praticamente il passaggio successivo è l'avvocato, il pseudo-avvocato che chiama e dice: guarda, sarebbe meglio subito avere contanti o preziosi in modo da chiudere subito questa partita, in modo da non avere. Tanti anziani non sono in grado di capire, diciamo, che è una truffa, e quindi tutto quanto va a buon fine. Quindi invitiamo appunto chi, soprattutto chi ha parenti anziani, a metterli in guardia, che assolutamente non cadano nell'inganno. E comunque, se qualcuno è, diciamo, abbastanza sgaggio, che tenga in sospeso la cosa in modo tale da poter, diciamo, eventualmente avvisare il 112, quindi le forze dell'ordine, e quindi cercare di più di qualcuno. Abbiamo fatto una ricerca su internet, più di qualcuno è stato appunto denunciato e anche, diciamo, sgominato, scoperto dalle forze dell'ordine. Quindi sarebbe il caso di, diciamo, di avvisare i nostri anziani che purtroppo ci sono queste situazioni. È successo anche a Chioggia ieri. Ricordiamo anche che chi abita in un quartiere e più o meno conosce le persone che girano, eccetera, se vede movimenti sospetti o persone che in qualche modo possono dare qualche, diciamo così, sospetto, adesso tutti quanti giriamo con i telefonini, fotografate le targhe, mettete a parte, perché se poi salta fuori appunto che c'è successo qualcosa, in questo caso, se questo anziano fosse cascato nell'inganno, evidentemente nelle vicinanze c'era già quello pronto che era andare lì a casa per farsi dare i soldi. Ecco, questo è successo ieri, per fortuna non è andata a buon fine. E vi chiediamo appunto di porre massima attenzione, soprattutto a chi ha parenti anziani a casa che potrebbero cascare appunto nell'inganno. Un nuovo tentativo di rapina si è consumato ieri sera verso le ore 23 presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo, in Viale Padova, di fronte al noto negozio Carturan. Un cinquantenne titolare di un'attività commerciale si apprestava ad San Paolo, in Viale Padova, di fronte al noto negozio Carturan. Un cinquantenne titolare di un'attività commerciale si apprestava ad San Paolo, in Viale Padova, di fronte al noto negozio Carturan. Un cinquantenne titolare di un'attività commerciale si apprestava ad San Paolo, in Viale Padova, di fronte al noto negozio Carturan. Un
un cinquantenne titolare di un'attività commerciale si apprestava ad effettuare San Paolo in Viale Padova di fronte al noto negozio Carturan. Il versamento dell'incasso della giornata all'interno della parte dedicata al bancomat ATM, quando due giovani hanno iniziato a dare pugni alla porta gridando: «Dai, apri la porta, muovate, dacci i soldi!» Uno dei due aveva un punteruolo in mano. L'esercente, pur preoccupatissimo della minaccia incombente, ha avuto la prontezza di spirito di terminare l'operazione di versamento e poi, prendendo il coraggio a due mani, è uscito invitando gli aggressori alla calma e allontanandosi. La denuncia, con molti particolari che potrebbero portare all'identificazione dei due giovani criminali, è stata formalizzata questa mattina ai carabinieri di Sottomarina. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratta di due chioggiotti alti circa 1,85 m dall'età di 20-22 anni, uno vestito con canotta, l'altro con maglietta bianca, entrambi con calzoncini e cappellino con frontino. I due giovani si sono poi allontanati utilizzando una bicicletta elettrica. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Riapre a Chioggia il centro diurno Le Moneghette e il centro diurno domiciliare. Il protocollo per la gestione del Covid ha rallentato l'apertura a Chioggia rispetto ai tempi che sono stati necessari per la riapertura del centro diurno di Sottomarina, anche a causa degli spazi più angusti della struttura. Ma l'emergenza Covid, ci ricorda il vice direttore della casa di riposo Pier Giorgio Penzo, non è ancora cessata. Il servizio torna per far fronte alle necessità delle famiglie a cui serve un supporto per la gestione della quotidianità dell'anziano. Sono 25 posti a disposizione, 24 quelli per il centro diurno domiciliare. Si tratta di una nuova opportunità dopo la chiusura per i lockdown del marzo del 2020 e riaprirà quindi a settembre a fronte di un congruo numero di iscrizioni grazie alla collaborazione con il Comune di Chioggia e con la cooperativa Group FVG oltre che con la USL. A quanto anticipato il vice direttore, si vorrà implementare il servizio anche grazie ad alcune app che dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della vita dando ai fruitori un sostegno a distanza, utili anche per far fronte alla mancanza di personale. L'emergenza Covid continua ci ha insegnato che da soli non si va da nessuna parte, quindi bisogna fare squadra e collaborare insieme. Insieme quindi anche all'amministrazione comunale e all'azienda sanitaria, oltre che ai soggetti del terzo settore. Per accedere al servizio ci si deve attivare presso l'assistenza sociale, un tassello fondamentale nel processo che vedrà la famiglia e l'anziano protagonisti del percorso da attuare. Il sindaco Mauro Armelao, dopo aver reso noto che altre opportunità si stanno aprendo e stanno venendo al vaglio per la gestione della ex colonia Turatti, ha voluto dare risalto alle figure degli assistenti sociali in questo contesto, uffici ritenuti strategici in quanto in grado di disinnescare bombe sociali quali possono essere le difficoltà che si può ritrovare a vivere una famiglia. Il loro scopo è dare risposte alle varie emergenze a cui una famiglia si può ritrovare a dover far fronte magari impreparata. Ora gli uffici stanno vivendo una situazione al limite, privi come sono di organico e non in grado quindi di riuscire a dare risposte immediate alle necessità della popolazione più fragile. Gli uffici della sfera sociale si stanno reggendo sulla buona volontà del personale, ha continuato Armelao. L'amministrazione ha scelto di rinunciare ad assumere forze nella polizia locale per assumere personale per il sociale, proprio per l'importanza strategica data a questo ufficio. Risolvere i problemi nei servizi sociali diventa disinnescare sul nascere altri problemi per le attività della polizia.
Sottomarina in via Amerigo Vespucci, andando verso la rotonda in viale Mediterraneo, si trova un hotel, l'Internazionale, chiuso ormai da molti anni, dalla morte del titolare. Da allora l'hotel è stato più o meno abbandonato a se stesso. Il figlio ogni tanto va a dare una ripulita e una controllata, ma le mura sono invase da un rampicante di glicine che in primavera diventa certamente uno spettacolo per gli occhi, ma che è di fatto ricettacolo per fauna non sempre apprezzata. Un tempo ci ha reso noto una signora che abita lì vicino, c'erano molti gatti che vivevano in questo contesto. Ora ci sono tampegane belle grosse e di gatti ne è rimasto solo uno. Il figlio in un'occasione ha scacciato anche un barbone o presunto tale che qui aveva deciso di prendere alloggio. Quello che preoccupa alcuni vicini è la struttura, soprattutto quella dei balconi, che mostrano ferri esposti e altri arrugginiti. I fusti del glicine hanno un diametro importante, tali presumibilmente sono anche i rami che nella struttura si sono ancorati, e qualcuno è preoccupato che possano aver compromesso internamente la struttura stessa dell'edificio. I rami che si estendono fino a un locale sotterraneo sono un groviglio mastodontico e le fronde costituiscono un riparo per coppiette che qui si nascondono. I vicini, pur riconoscendo che il rampicante costituisca un'attrattiva non da poco durante la fioritura, vedono nell'hotel, a cui insegna fa ancora bella mostra di sé, un'ulteriore dimostrazione del degrado e dell'abbandono che la via, un tempo florida, sta ora vivendo. Abbiamo qui un nuovo, non nuovo, ormai è tempo, ma complimenti perché ti vediamo sempre in miglioramento, artista di strada. 50 anni che dipingo, non so cosa dire. Ma senti, perché non vai Antimo G1 che tu a esporre? Scusa, fai cose bellissime. Ma stiano che esiste, non sei lavoro. Ma non paghi niente, paghi. Ah, ti dico. Sì, no, ma dai il biglietto. Dai che vuoi il suo tempo. Vabbè, ci sono altri, ma tu vai anche lì? Cioè, sì che va. Fai dei lavori sempre belli. No, sentire, ma dove sei la sede? Vai là, ti fai dare il numero di telefono, ma al signor De Bello. No, ma date il pietino, sì. Ricordami il tuo nome, scusa che mi... Ricordami il tuo nome. Brenno. Brenno? Sì. Lo so che non si potrebbe, però purtroppo via che vivami, no altro, non lavoro, non certo. Lavori, da dire. Ti mandavo a Vungoli, ma adesso non ho qui. L'età mi impedisce, i mali che ho mi impedisce. Ciao, okay, complimenti ciao. Ancora, ciao. Non sono preparato, se no, va bene così. Ciao, okay, caro. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie a te.